Ormai il conto alla rovescia del prossimo 5 maggio e della seconda tappa del Giro d'Italia 2024 del ciclismo maschile, che vedrà la ribalta San Francisco al Campo insieme al suo velodromo al Canavese, ufficialmente partito. A poco più di una settantina di giorni da quella data, il comitato organizzatore si è ampiamente mosso, non solo in vista della giornata di gara e della relativa partenza, ma anche al fine di allestire una lunga serie di eventi collaterali che coloreranno di rosa il territorio, accompagnando gli appassionati sino allo start che verrà all'interno del Francone. Tra le iniziative collaterali di pregio, che si alterneranno nelle settimane a venire, c'è anche un'interessantissima serie di mostre, presentate nella serata del giovedì 29 febbraio presso il Turin Airport Hotel. Dal titolo Il Giro è Arte, l'appuntamento, salutato dal pubblico delle grandi occasioni, è stato l'ideale per presentare non solo tra le tre personali che saranno ospitate nella struttura ricettiva di Via Torino 168 e che vedranno protagonisti altrettanti artisti di indubbia capacità, ma anche per confermare come l'attenzione sulla grande manifestazione che attende la nostra zona sia decisamente alta. Saranno le opere di Monia Monea, San Franceschese, del Ciracese Marco Genovese e del Bergamasco, ma fortemente legato al Canavese, Rudy Mascaretti, che per motivi personali non ha potuto essere presente al vernissage. Ad accompagnare gli appassionati di fotografia, pittura e scultura, ma naturalmente anche di ciclismo, in un viaggio molto speciale, il quale conferma pieno la voglia di mischiare sapientemente sport e arte, trasformandoli in un connubio perfetto, sinergico ed emozionante. Alla presenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale di San Francesco al Campo, dei dirigenti del velodromo Francone, di amici e curiosità, la serata è stata l'occasione per scoprire un po' di più ciò che c'è dietro alle opere di Monea e Genovese, i quali in un bel dialogo, anche con il pubblico presente, magistralmente gestito da Andrea Strumia, hanno così condiviso la loro passione, dando vita ad una serata che è riuscita piena.